Buonasera a tutti innanzitutto, e poi in modo particolare un ringraziamento per essere qui presente, non solo presente, ma mi auguro, così come si è verificato nel passato, visto e considerato che è un consiglio aperto, per cui diamo anche la possibilità di ascoltare i presenti sull'argomento. Ho l'obbligo di dire un'altra cosa, che come normalmente si fa, ossia si deposita l'argomento in discussione, noi avendolo fatto questa mattina non abbiamo avuto il tempo di poter dare a tutti la possibilità di poterlo leggere, però non ci sono problemi, perché eventualmente se qualcuno chiede l'aggiornamento della seduta, noi siamo ben disponibili di aggiornarci e quindi di conseguenza di studiarlo, anche se l'argomento che dobbiamo discutere è un argomento che ne discutiamo da anni, quindi di conseguenza l'argomento si conosce e semplicemente se può essere strumentale il fatto ci sa, però forse è meglio, allora noi figuriamoci, noi abbiamo l'obbligo di aggiornare la seduta, se invece non ci sono richieste vuol dire che andiamo avanti. Visto e considerato che abbiamo predisposto un documento che vogliamo sottoporre ai consigli comunali che non hanno avuto modo nemmeno di poterlo leggere e nello stesso tempo di farlo conoscere anche agli esterni. Per cui io, visto e considerato che c'è qualcuno che è più giovane di me, la lettura la affidiamo al collega sindaco De Vigianello e quindi vi esporrà per intero quello che è stato scritto. Naturalmente, come dicevo prima, c'è la possibilità di intervenire e quindi di integrare l'argomento che trattiamo, che poi è un argomento accentrale. No, all'accentrale c'è bisogno di qualcosa che abbiamo approfondito. È una cosa scontata da sempre. E allora io mi permetto di dare la parola, se ci sono richieste soprattutto finalizzate all'aggiornamento della seduta, prima che prenda la parola il sindaco Di Vigianello, che qualcuno lo faccia presente. Se invece non ci sono queste richieste, oppure si può fare dopo aver ascoltato quello che c'è scritto, quello che vogliamo fare, automaticamente pure dopo possiamo fare l'aggiornamento. Va bene, grazie e buon lavoro a tutti. La parola al collega De Vigianello. Grazie sindaco e un saluto naturalmente ai presenti cittadini che sono intervenuti in questa assise pubblica e ai consigli congiunti, ai signori consiglieri, agli assessori che hanno ritenuto opportuno a conclusione di questa grande e manifesta partecipazione che c'è stata in questo mese, ritenuto doveroso appunto concludere questa esperienza molto significativa e molto forte con questo passaggio formale politico che vogliamo rimarcare discutendo appunto di questo problema e insieme proponendo alcuni significativi rilievi che naturalmente diamo contezza appunto al pubblico, diamo contezza a chi è venuto ad assistere al consiglio e poi a chi di dovere li inoltreremo. È stata una bella pagina di democrazia, devo dire, a modo di introduzione, prima di leggervi la proposta, come diceva il sindaco di Rotonda, elaborata stamattina e quindi non c'è stata la possibilità di condividere con i consiglieri, ma la vedremo adesso insieme e poi naturalmente la formuleremo ancora meglio nella discussione. È stata una bella pagina di democrazia, anche inedita nella storia di queste comunità, e un mese intenso che è cominciato con la mobilitazione di massa il 3 di novembre e si è protratto con questo presidio fisico e simbolico dell'ente parco,
che ha praticamente sviscerato un poco le contraddizioni di quest'ente in merito a questa problematica. E infatti la proposta, diciamo, un po' riassume quelli che sono stati i momenti salienti in questo mese, ma ancor prima quello che è successo da giugno in avanti, perché appunto questo fatto che si voglia intralciare in maniera così anche indecorosa nei riguardi delle comunità che difendono appunto i territori, intracciare il corso della giustizia e intracciare anche il percorso politico, ecco, e di indirizzo che queste comunità si stanno dando, questa valle, questo parco si sta dando, è un fatto increscioso ed è un fatto che va rimarcato sul piano politico, e lo debbono fare a questo punto, dopo che la gente l'ha fatto per un mese, i consigli comunali e le istituzioni che appunto si sentono ferite da questo comportamento. Questo mi sentivo di dire all'inizio di questa discussione, e adesso vi leggo la proposta e naturalmente poi mi riservo di aggiungere altre considerazioni. Naturalmente l'ordine del giorno è problematica centrale biomasse del Mercure. Premesso, la vicenda della riattivazione della centrale del Mercure prende le mosse dall'autorizzazione rilasciata il 2 settembre 2002 dalla provincia di Cosenza all'Enel per la riattivazione della sezione 2 della centrale termoelettrica, realizzata negli anni 60 e inattiva da circa un quindicennio, previa riconversione per consentire l'utilizzazione quale combustibile delle cosiddette biomasse. Rilevata l'incompetenza della provincia di Cosenza a rilasciare l'autorizzazione, il procedimento è stato assunto dalla Regione Calabria, procedimento sfociato nell'autorizzazione rilasciata dalla Regione Calabria il 13 settembre 2010 con decreto numero 13109, quale esito della conferenza di servizi convocata dalla provincia di Cosenza il 27 giugno 2007. Avverso a tale provvedimento, i comuni di Viggianello e Rotonda ricorrevano al TAR Calabria, che con sentenza numero 1656 del 2011 della sezione prima lo respingeva. Avverso tale sentenza, il comune di Viggianello e Rotonda hanno proposto appello al Consiglio di Stato. Il ricorso è stato definito con la sentenza numero 4400 dell'1/8/2012, che ha accolto l'appello ed annullato l'autorizzazione rilasciata dalla Regione Calabria il 13 settembre 2010 con decreto numero 13109. Le motivazioni del Consiglio di Stato sono così riassumibili. La responsabilità all'assunzione della determinazione finale spettava, in base all'articolo 12, eccetera, del 2003, alla Regione Calabria, la quale, peraltro, non ha convocato e diretto i lavori della conferenza, che è stata indetta il 27 giugno 2007 dalla provincia di Cosenza. E sempre la provincia ha condotto i lavori e ne ha dichiarato la chiusura in data 30 luglio 2009. Solo successivamente alla chiusura, e precisamente il 23 dicembre 2009, gli atti sono stati trasmessi dalla provincia alla regione. Sia la convocazione, sia i lavori, sia la dichiarazione di chiusura della conferenza sono stati oggetto di attività da parte di amministrazione incompetente, sicché tutta l'attività procedimentale che nella relativa sequenza si inserisce è inequivocabilmente viziata. La Regione, consapevole di tale evidente circostanza, ha ritenuto di sanare il procedimento mediante la convalida degli atti della conferenza, ma tale effetto non può dirsi raggiunto per le seguenti confluenti ragioni. 1. Non è possibile la ratifica di un procedimento, tale essendo dal punto di vista oggettivo la conferenza di servizi, ma unicamente di provvedimenti in esse incidenti, come osservato il Consiglio di Stato, sezione sesta, numero 3039 del 2012. 2. Alla data in cui è intervenuta la pretesa convalida 13 settembre 2010, i lavori della conferenza erano stati dichiarati chiusi da oltre un anno, 30 luglio 2009. Il consentire la convalida di lavori ormai definiti avrebbe per effetto la legittimazione di comportamenti contrari alle stesse ragioni di accelerazione e concentrazione al cui perseguimento l'istituto della conferenza di servizi è funzionale, e la più grave possibilità di attivarne e modularne l'efficacia a seconda delle esigenze contingenti. 3. La convalida degli atti da parte della Regione non può, pertanto, essere considerata sanante della illegittimità che permea gli atti del procedimento,
per incompetenza della provincia, incompetenza che vizia anche la dichiarazione di chiusura del procedimento. A ciò deve essere aggiunto che, essendo appunto un procedimento, i lavori della conferenza si chiudono quando finisce il procedimento, che nella fattispecie in esame è continuato ben oltre la pretesa chiusura. Giova evidenziare che la pretesa di fermare il procedimento alla data del 30/7/2009 appariva chiaramente preordinata allo scopo di sterilizzare il parere sfavorevole espresso dall'ente parco, intervenuto il 28 ottobre 2009 alla stregua dell'articolata valutazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza di radicale incompatibilità del mega impianto 41 MW all'interno di un'area sottoposta a doppia tutela nazionale e comunitaria. Proseguendo nella sentenza numero 4400 del 2002, il Consiglio di Stato, nel censurare altresì la mancata convocazione della Regione Basilicata ai lavori della conferenza, partecipazione doverosa, sanzionava che la valutazione circa l'autorizzabilità dell'attivazione della sezione 2 della centrale del Mercure dovrà essere oggetto di rinnovazione del procedimento da parte della Regione Calabria e tale rinnovazione dovrà riguardare l'intervento interamente considerato. Dato la risalenza nel tempo dell'autorizzazione rilasciata il 2 settembre 2002 dalla provincia di Cosenza, è evidente la necessità della rivalutazione della compatibilità dell'impianto con le esigenze pubbliche attuali, in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonché alla evoluzione della situazione ambientale, come disponeva lo stesso articolo 11 DPR 28 maggio 1988 numero 203, alla cui stregua è stata rilasciata la predetta autorizzazione. A fronte di tali pregnanti indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato numero 4400 del 2012, depositata il 1 agosto 2012, la Regione Calabria, in data 10/8/2012, con atto protocollo eccetera eccetera del dirigente del Dipartimento Attività Produttive, architetto Franco Prambolini, indiceva d'ufficio conferenza dei servizi preordinata al rilascio dell'autorizzazione unica per la riattivazione della sezione 2 sezione della centrale del Mercure. In soli 9 giorni, fra cui un sabato ed una domenica, efficienza italica, si è preso atto della sentenza, meditato sulla tecnologia normativa, rielaborato, presentato il progetto di un mega impianto ed indetta la conferenza dei servizi. O più verosimilmente si è eluso un giudicato, determinando la prima grave patologia, nullità, del rinnovato procedimento. Nell'ambito di tale procedimento, l'Ente Parco Nazionale del Pollino ha convocato la comunità del parco affinché si pronunciasse in merito al parere che gli organi gestionali avrebbero dovuto esprimere nell'ambito della conferenza dei servizi, di certo auspicando la governance dell'Ente Parco una revoca della delibera numero 9 del 10/12/2009 con cui la comunità del parco aveva formalmente espresso e dichiarato forte contrarietà alla riattivazione della centrale del Mercure. Poiché tale seduta della comunità del parco è stata desertata sia in prima che in seconda convocazione, il direttore del parco, con provvedimento numero 416 del 6/11/2012, ha espresso motivato dissenso alla riattivazione della seconda sezione della centrale del Mercure ai fini della conferenza indetta ex articolo 12, eccetera, eccetera. Nonostante ciò, in data 19/11/2012, la Regione Calabria ha rilasciato autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del disegno di legge 387/2003, con decreto dirigenziale numero 16.459 del 19/11/2012, per la riattivazione della seconda sezione della centrale del Mercure nel comune di Laino Borgo, benché l'articolo 14 quater, comma terzo della legge 241/1990 testualmente disponga, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, la questione è rimessa dall'amministrazione precedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri che si pronuncia entro 60 giorni. Come ovvio, avverso tale provvedimento i comuni di Vigianello e Rotonda, le associazioni e lo stesso Ente Parco del Pollino, quest'ultimo non per reale volontà di reagire all'atto ma per mera decenza, hanno proposto ricorso al TAR Calabria, competente per territorio.
Il TAR adito con ordinanza numero 91 del 25/1/2013 in sede di istanza cautelare affermava: considerato che ad un esame sommario tipico della presente fase processuale il ricorso presenta profili suscettibili di favorevole considerazione, in particolare con riferimento alla denunciata violazione dell'articolo 14-quater, comma 3, legge 241-90. Ritenuto che le esigenze espresse dai ricorrenti possano essere adeguatamente tutelabili con la sollecita fissazione dell'udienza di merito ex articolo 55, comma 10, fissa per la trattazione del merito del ricorso alla pubblica udienza del 21 giugno 2013. All'udienza del 21 giugno 2013, il TAR, dopo aver assunto in decisione il ricorso dei comuni di Vigianello e Rotonda, fermamente contrari al rinvio, con ordinanza numero 699, ha rimesso la causa sul ruolo così argomentando: considerato che nell'odierna udienza il ricorso numero 250-2013 è stato rinviato su istanza di parte Enel alla pubblica udienza del 15 novembre 2013, considerato che questo tribunale ravvisa ragioni di opportunità per la trattazione congiunta del presente ricorso e di quello rinviato, stante le evidenti ragioni di connessione soggettiva, attesa la parziale coincidenza delle parti in causa e oggettiva, attesa l'identità dei provvedimenti gravati e la parziale coincidenza dei motivi di censura, considerato peraltro che le parti resistenti Enel hanno insistito per il rinvio anche del presente ricorso, rinvia alla pubblica udienza del 15 novembre 2013. Approssimandosi la data dell'udienza del 15 novembre 2013, le amministrazioni comunali di Vigianello e Rotonda hanno chiesto un incontro al presidente dell'ente parco, al fine di ottenere assicurazioni affinché l'atteggiamento ostruzionistico e dilatorio sino ad allora tenuto dal vertice dell'ente non si traducesse in un'ennesima richiesta di rinvio della trattazione del ricorso. Poiché tale richiesta risultava inevasa, le comunità locali, le associazioni e le amministrazioni di Vigianello e Rotonda hanno ritenuto doveroso riunirsi in assemblea permanente presso la sede del parco dal 5/11/2013, peraltro gestendo l'assemblea con la massima correttezza e non intralciando in alcun modo l'attività dei dipendenti nella frequentazione della sede istituzionale. Solo a seguito di tanto si è tenuto un incontro tra il presidente dell'ente parco nazionale del Pollino e dei sindaci di Vigianello e Rotonda, rappresentanti dell'associazione e privati cittadini, e si è appreso che era in animo dell'ente di chiedere nuovamente all'udienza del 15/11/2013 innanzi al TAR un ulteriore rinvio, così come è stato manifestando in concreto la volontà di voler rinunciare al ricorso e determinandone la sostanziale rinuncia, poiché per effetto della decisione che sarà assunta in ordine al ricorso dei comuni di Vigianello e Rotonda cesserà comunque la materia del contendere, adducendo la necessità che la Regione Basilicata provvedesse nei giorni 17 e 18 novembre al rinnovo degli organi elettivi, motivazione che non aveva né alcun fondamento né giuridico né logico. Valga evidenziare che le preoccupazioni e la rabbia delle amministrazioni locali nascono dalla consapevolezza che l'autorizzazione unica in forza della quale l'impianto è comunque in esercizio è palesemente illegittima, poiché assunta in violazione della sentenza numero 4400 del 2012 del Consiglio di Stato e di ogni norma in riferimento dal DPR 15/11/93 istitutivo del parco, al PTC di coordinamento della provincia di Cosenza, alle linee guida del 10/9/2010, al piano per il parco che non consente centrali di potenza superiori a 3 MW. L'impianto inoltre non porta e non ha infatti portato alcuna occupazione, non una sola assunzione, ed anzi ha già determinato la secca riduzione dei ricavi delle attività agricole di qualità diffuse sull'area e dal settore turistico alberghiero. Ha inoltre creato gravissimi problemi di viabilità, atteso che le biomasse, in tal modo oltretutto generando altro significativo inquinamento, sono trasportate da località distanti centinaia di chilometri, con centinaia di autotreni che invadono stradine assolutamente inadeguate. Da ultimo l'ARPAB Basilicata, sollecitato dall'amministrazione di Vigianello e Rotonda con nota dell'8/11/2013 in riferimento alle prescrizioni impartite in sede di autorizzazione dalla Regione Calabria, ha testualmente affermato: emerge a tutt'oggi una inadempienza dei punti sopra riportati,
con la presenza si diffida categoricamente Enel S.p.A. dal mettere in atto azioni difformi da quanto prescritto. L'ARPAB ha formalmente invitato Enel presso la sede istituzionale in potenza per il giorno 12/11/2013 per un incontro mirante alla risoluzione immediata delle problematiche, ed Enel non ha inteso neppure presenziare all'incontro. Ossia, Enel, in violazione dell'articolo 24 DPR 203/88, non rispetta le prescrizioni della stessa autorizzazione unica, atteso che non vi è alcun monitoraggio ufficiale da parte degli enti pubblici sull'inquinamento prodotto dall'impianto, peraltro aggravato dalle condizioni orografiche del sito, una conca naturale ove, a causa del fenomeno dell'inversione termica, i fumi, i vapori ed i miasmi generati dall'enorme quantitativo di biomasse ristagnano a lungo. Nel mentre, le comunità, le associazioni e le amministrazioni locali attendevano ed attendono che venga affermato il principio di legalità e si è dato ascolto nel merito alle ragioni del giugno 2013. È stato sollecitato da chi un tavolo presso il Ministero dello Sviluppo Economico per valutare misure di compensazione da destinare ad alcuni enti locali, senza tener conto che la norma che tali misure prevede opera un rinvio circa l'individuazione degli enti, la quantificazione e natura delle misure compensative ad un decreto interministeriale che a tutt'oggi non esiste. Con ogni conseguenza in termini di nullità, da un lato del provvedimento amministrativo e delle clausole convenzionali, un tavolo, prescindendo dalle considerazioni che procedono, a cui non sono state invitate amministrazioni locali individuate in relazione non già alla vicinitas dell'impianto, prova ne è che mai nei passati procedimenti sia presso la provincia di Cosenza che presso la regione Calabria si è ritenuto di invitarli, ma alla prossimità ai desiderata Enel. Tant'è vero che gli stessi, una sparuta minoranza a fronte dei 56 comuni della comunità del parco, hanno inscenato una sorta di conferenza stampa all'interno della centrale, esibendo la fascia tricolore, il cui indebito uso rende evidente più di qualsiasi commento la sudditanza psicologica verso Enel. Così come non è dato comprendere perché esso si sia tenuto e debba proseguire presso il Ministero dello Sviluppo Economico e non già, come sarebbe più logico, presso quello dell'Ambiente e con il necessario coinvolgimento del Ministero della Salute e dell'Agricoltura. Trattasi di accordi illegittimi ed anzi suscettibili di assumere penale rilevanza ed immorali, poi perché nati solo a seguito delle proteste dei comuni di Vigianella e Rotonda e dal dichiarato scopo di isolarne la forza imbattante, voi perché le misure di compensazione dovrebbero riguardare il territorio devastato dalla centrale, a prescindere dal no alla stessa, e risolversi in interventi volti a ridurne gli effetti nocivi, non già in mere elargizioni di somme di denaro, peraltro contrattate con i singoli sindaci, svincolate da tale obbligata destinazione. A fronte delle rimostanze dei sindaci e dei cittadini, il presidente dell'Ente Parco Nazionale del Pollino ha sostenuto nel pubblico incontro del 7/11/2013, qui assisteva il comandante della locale stazione carabinieri ed il comandante della compagnia di Lago Negro, che tale tavolo presso il Ministero sarebbe stato promosso, si stende a crederlo, al fine di ottemperare ad un preciso indirizzo del Ministero dell'Ambiente, cui non potrebbe sottrarsi se non dimettendosi dalla carica. Tale tavolo più volte convocato presso il Ministero dello Sviluppo Economico, risponde verosimilmente ad una logica: acquistare uno pseudo consenso tra enti non direttamente interessati per convocare una nuova comunità del parco che, in violazione di quanto già deliberato e del piano del parco, già fatto proprio dalla comunità e dal consiglio direttivo dell'ente, dovrebbe legittimare una riformulazione sanante del parere negativo espresso nel novembre 2012. Peraltro, tutto ciò sarebbe illegittimo ed illegale. Il giudice amministrativo ha costantemente affermato che la vigente normativa non consente la formulazione di pareri postumi alla conclusione dei lavori della conferenza. Nella fattispecie, non solo i lavori si sono conclusi, non solo è stato adottato il provvedimento conclusivo della conferenza, ma lo stesso ha spiegato efficacia
come si evince dalla comunicazione resa dall'Enel, in cui si attesta la messa in esercizio dell'impianto in data 19/6/2013 e per giunta il provvedimento finale del procedimento in cui è stato rilasciato è già oggetto di decisione da parte del TAR. Ne consegue, applicando i più elementari principi della logica giuridica, che anche la sola convocazione della comunità del parco, con all'oggetto un riesame della problematica de qua preordinata ad una modifica del parere, configurerebbe il reato di cui all'articolo 323 del Codice Penale, il quale dispone, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che nello svolgimento delle funzioni del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto negli stessi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità. Peraltro, tutte le azioni e iniziative assunte, riassunte in precedenza, non trovano fondamento in alcun atto della comunità e del consiglio direttivo dell'ente Parco Nazionale del Pollino, ma, per quanto noto, rappresentano iniziative personali del Presidente. Da settimane persiste lo stato di agitazione. In tale arco temporale nessuno ha avvertito il bisogno di un confronto. Dopo settimane di agitazione, con una continua e massiccia presenza delle collettività nell'assemblea e nelle manifestazioni ad esse collegate, il Comune di Vigionella e di Rotonda hanno formalmente chiesto un confronto pubblico, invitando il Presidente dell'ente e della comunità del parco, unitamente a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, ma nessuno ha avvertito la sensibilità, se non il dovere di essere presente. A fronte di così palesi illegittimità e di rischi gravi e concreti per la salute e per l'ambiente, l'ente parco, più che preoccuparsi di tutelare il bene pubblico che le è affidato, appare impegnato nel delineare improbabili percorsi amministrativi che salvaguardino un progetto folle, sovradimensionato, pericoloso, distonico con l'ambiente ed in contrasto con decenni di programmazione territoriale orientata verso uno sviluppo ecosostenibile. Un impianto che prevede l'utilizzo di biomasse provenienti dall'intera Unione Europea, che dissipa in atmosfera nanoparticelle cancerogene in una valle che è un'enclave circondata dai monti del massiccio del Pollino, che disperde in atmosfera l'intero calore prodotto. Non è prevista né potrebbe esserlo, stante la localizzazione dell'impianto, alcuna forma di uso del calore generato da un impianto di 140 MW termici. Con decine di auto articolate impegnate nel trasporto su strade inadeguate, un'antica provinciale montana con ampiezza della carreggiata, pendenze e raggi di curvatura progettate oltre un secolo fa. Considerato la legge 394/1991, l'articolo 1, comma 4, testualmente dispone: i territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette, in dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili, ne discende che oggettivamente, giuridicamente, oltre che politicamente, incompatibile la presenza di un'area protetta, quale quella del Parco Nazionale del Pollino, con un mega impianto a biomassa. Per queste propone, la narrativa che procede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Per le motivazioni espresse in narrativa, che ivi si intendono integralmente trascritte, chiedere formalmente al Ministro il commissariamento dell'ente Parco Nazionale del Pollino. Contestuale presenza di un'area protetta, quale quella del Parco Nazionale del Pollino, di un mega impianto a biomasse a ridosso dell'epicentro naturalistico di quell'area, è politicamente e giuridicamente incompatibile. Chiedere un incontro istituzionale urgente al Presidente della Regione Basilicata da tenersi con i sindaci di Vigianello e Rotonda,
dare atto che i comuni di Vigionello e Rotonda, tra i più convinti sostenitori dell'area protetta, sono pronti a intraprendere ogni opportuna iniziativa legale a tutela dei propri territori, oltre che a difesa della chiara volontà espressa dalla comunità del parco con delibera numero 9 del 10/12/2009, approvata con il voto di 28 amministrazioni su 31 presenti e 2 astenuti, che testualmente esprimeva forte contrarietà alla riattivazione della centrale del Mercure. Questo è quanto nella proposta. Continuiamo.